aiutare i nostri investigatori. Cominciamo da Porcellino, nuovo indizio. Se sono qua è perché devo darvi un nuovo indizio. Non mi lasciate mai in pace, però. Stavo leggendo. Allora, il nuovo indizio in realtà ve l'ho già dato. Io continuo a leggere. Era troppo misterioso? Vi ha illuminato? No. Cara Mostarda, Mostarda Flavio, dove sei sparito? Sto qua. Eccoti. Volevo fare, cioè non ce la faccio andare appresso a tutti gli indizi. Ho visto il giornale, il cielo di marzo, la voce è la sua, bellissima, calda, avvolgente. Se mi chiedi di nuovo che è, per me è Maurizio Ferrini. Poi vogliamo. Concordo. Quindi lavoriamo. Siamo sugli indizi, sulle previsioni fatte prima? Ma Ferrini non aveva un giornale sotto il braccio a quelli della notte? Ferrini non aveva il giornale sotto il braccio sempre? Però. Vabbè, no, comunque, diciamo, siete rimasti. No, non so, magari invento. No. Sulle vostre posizioni. Andiamo col secondo indizio, quello che riguarda l'ippopotamo. Come on in. Vi darò un altro indizio. Mia grande passione è giocare golf. Golf è come rock. Bisogna imparare il swing. Avete capito? Chissà se questo va ispirato, se va detto qualche cosa. Non va detto niente? No, non va detto niente. Bisogna cercare se Mal è appassionato di golf. Di golf, sì. Bobby solo no, non credo proprio. Sì, vabbè, siete brancolate nel buio, sì, investigatori. Un po'. Tutti che stanno cercando Wikipedia, cose. Forse, sì. Guarda anche Rossella lì che stanno consultando. Abbiamo cercato e mi è venuto fuori mal di schiena. Sì. Allora, do lo stop alle votazioni social, sono state brevissime, ma siamo veramente in un ritardo fantasmagorico. E vi dico anche che tutto quello che vorreste sapere sul cantante mascherato e di segreto lo troverete sul replay sul cantante mascherato segreto. Quindi saranno proprio svelati anche tanti piccoli arcani. Adesso io attendo di sapere come ha funzionato questa votazione social, perché chiaramente siete voi, è sempre da casa, ad avere l'ultima parola su tutto. Uno di questi due eroi, di questi personaggi meravigliosi che ci hanno divertito fino a qui, ci dovrà lasciare. L'altro verrà promosso, ma avrete la soddisfazione di scoprire se ci avevate preso, sia voi da casa che voi qui in studio che i nostri investigatori. Mi è arrivata la busta nel frattempo, perché la votazione è stata, come ho detto, breve. E allora, signori, è il momento di scoprire chi passa alla prossima puntata. Prima di dare il risultato, io mi voglio scusare sempre con Nunzia De Girolamo, perché noi siamo un po' ritardatari in tutte le serate. Nunzia, guarderemo però Ciao Maschio tutti insieme da questo studio e ti facciamo un grande in bocca al lupo. Allora, passa sabato prossimo alla quarta puntata. Guardiamo Ciao Maschio da qua. Per volere del pubblico a casa, Porcellino! Porcellino è salvo! Porcellino, sei alla prossima puntata. Complimenti! Hai salvato la tua identità segreta. Che vengano